Benvenuto nelle nostre lezioni semiserie di letteratura italiana. Semiserie perché non voglio essere tediosa o noiosa come tante le video lezioni che circolano su YouTube, ma purtroppo temo che finirò per essere sia tediosa che noiosa. E anche perché le cose migliori sono sempre quelle sicuramente non lutulente, non lunghe, come diceva il poeta greco Callimaco, grosso libro, grosso male. Quindi cercherò di essere breve e di esporre, diciamo, i contenuti a piccoli stacchetti in modo tale da non poter da non dover essere lunga. Quindi questa serie di lezioni hanno per oggetto Carlo Goldoni. Quindi questa è la prima parte. Carlo Goldoni è noto e quindi si studia nell'ambito della letteratura italiana perché realizza una riforma del teatro. E perché diciamo che dal teatro colto letterario del Cinquecento si era passati nei secoli XV, XVI e XVII, quindi tra il Cinquecento e il Seicento, alla cosiddetta commedia dell'arte. Il termine commedia dell'arte è goldoniano, cioè lui stesso che introduce questa espressione, intendendosi per arte, arte è un termine che lui utilizza per esempio anche per la professione del padre, che era medico. Arte è mestiere, professione. È commedia di mestieranti, di esperti di questo tipo di mestiere. In realtà il nome esatto non c'era, c'erano varie espressioni con cui si designava questa forma di teatro, che poteva essere la commedia all'improvviso, proprio perché era improvvisata, era totalmente improvvisato, oppure veniva definita come commedia degli zanni, ora spiegheremo perché. Oppure come gli stranieri, semplicemente per antonomasia, commedia italiana. In Francia, per esempio, la commedia italiana era proprio la commedia dell'arte. Dicevo che il termine commedia dell'arte quindi viene coniato da Goldoni in un'opera del 1750 che proprio si chiama Il Teatro Comico. È un'opera autoreferenziale, potremmo dire, perché attraverso quest'opera Goldoni vuole presentare le due forme di teatro. Quella riformata che sta portando avanti lui e quella tradizionale della commedia dell'arte. E quindi introduce questo termine per intendere l'opera dei mestieranti. Vediamo quali sono le caratteristiche della commedia. Innanzitutto partiamo dall'inizio. Ab origine, direbbero i latini. Cos'è una commedia? Noi ci ricordiamo che tra le forme di spettacolo teatrale abbiamo due possibilità, in realtà sono più di due, ma due sono quelle più importanti. Questo, la commedia e la tragedia. Nel teatro greco antico, le due forme coesistono e vengono elaborate nel V secolo avanti Cristo. Uno dei principali esponenti della cosiddetta commedia antica è Aristofane. La commedia greca ha una grande evoluzione, una commedia antica, di mezzo è l'Aenea, la commedia nuova. Il principale esponente della commedia nuova è Menandro. Dai testi di Menandro, ma anche di altri autori suoi contemporanei, hanno preso spunto le commedie di Plauto, autore latino, e di Terenzio. Se Menandro vive alla fine del IV secolo a.C., Plauto e Terenzio operano nel II secolo a.C., fondamentalmente. Che caratteristiche hanno queste commedie? Quindi togliamo Aristofane. La commedia in generale ha un finale lieto e questo distingue la commedia dalla tragedia che invece ha un finale tragico. Quindi spesso nella tragedia, per esempio greca del V secolo a.C., il protagonista muore, schioppa alla grande. Nella commedia invece, sia l'antica che la media che la nuova, l'obiettivo era sollevare gli animi. Quindi spesso in un agore tragico, in una giornata, diciamo, in cui c'erano tragedie a tempesta, magari si inserivano spettacoli di tenore minore, ma le commedie in genere, nell'Atene greca, venivano date in festival differenti rispetto a quelli delle tragedie. Nella giornata della tragedia c'era a concludere un dramma satiresco, che doveva essere una cosa un poco più allegra. Il dramma satiresco è abbastanza legato alla commedia greca, ma qui non stiamo a infilare troppi elementi se non vi confondete. E la commedia ha una finalità satirica, ha una finalità anche di
presa in giro di leggio della contemporaneità, e in questo senso la usa molto Aristofane, con attacchi per esempio politici a personalità politiche del suo tempo, quindi ad personam, con persone anche che sedevano tra il pubblico degli spettatori, per cui l'attore con una certa sfacciataggine può dire: ehi tu là, cosa ci fai? E qualche battuta si poteva rivolgere a determinati personaggi che si volevano attaccare. Celebre il caso della commedia Le Nuvole, dove l'obiettivo della satira, del dileggio, è Socrate, viene preso in giro. Nella commedia di mezzo, ma soprattutto nella commedia nuova, non c'è la satira politica, non c'è un riferimento all'attualità, perché un po' le condizioni politiche sono cambiate. È una commedia di costume, cioè si va a colpire non un personaggio preciso, ma una specie, che potrebbe essere il soldato. Può essere il giovane, può essere il vecchio, può essere la serva, può essere la meretrice, la ruffiana, e questo deve molto anche a una ricerca di categorizzazione dei tipi umani. Un discepolo del filosofo Aristotele, Teofrasto, scrive proprio i caratteri, fa un elenco di quali possono essere i tipi di carattere diffusi. Quindi diventa una commedia che di ambientazione borghese, parlo sempre della commedia greca del IV secolo, della fine del IV secolo, quindi ambientazione borghese, personaggi della quotidianità, non sono personaggi eccezionali come quelli della tragedia, lì ci può essere Ercole, ci può essere per esempio Edipo, ci può essere Medea. Personaggi del mito, ma sono personaggi di tutti i giorni che ogni greco, ogni spettatore poteva incontrare uscendo per strada. E questi personaggi vengono, come dire, individuati per delle determinate caratteristiche. Ecco il carattere. Questo però comporta un rischio, nel senso, se l'autore è bravo, prende il tipo dell'avaro, il tipo del giovine un po' così sventato e spendaccione che va dietro alle ragazze, la ragazza pudica, la ragazza sfacciata, il servo brontolone e pigro, la suocera che si mischia sempre degli affari della famiglia, del figlio e della nuora. Ok, quindi o noi lavoriamo su una tipologia generica di caratteristiche, ma le individualizziamo su un personaggio, o stereotipiamo il tipo e diventa un tipo fisso. Queste sono le due possibilità, lo ripeto. O il tipo fisso, un genere all'interno del quale caliamo un individuo ben caratterizzato. Nella commedia di Menandro abbiamo tipi ben caratterizzati, ma, ripeto, ascrivibili a delle tipologie. Questa situazione la eredita il teatro latino, con, come dire, anche lì varianti più o meno, come dire, significative. In Plauto il rischio dello stereotipo è più forte rispetto a un Terenzio, che è un autore un po' più giovane di Plauto, dove si cerca anche lì di indagare la psicologia dei personaggi. Quindi in Plauto ci sono due elementi che giocano tra di loro. Ne parlo perché poi il teatro successivo moderno prende spunto da questi modelli, non ultimo Carlo Goldoni, che dice nelle sue memoir di aver letto le opere di Plauto e di Terenzio. In Plauto c'è il carattere, un po' stereotipo in molti casi, e l'intreccio. L'intreccio recupera un po' le commedie un po' più antiche. L'intreccio è questo meccanismo per cui scambi di persona, equivoci, giocano tra di loro per movimentare la scena. L'intreccio è pure caro a Terenzio, che complica spesso le trame delle sue opere combinando assieme due commedie, addirittura greche, le prende, le traduce in latino e le combina. Quindi c'è un intreccio in genere anche complesso, anche difficile da seguire, però a lui interessa seguire la psicologia dei personaggi. I caratteri comunque della commedia antica si possono sintetizzare in gruppi fissi, abbiamo detto. Da un lato c'è il vecchio, che è il senex libidinosus, è sempre l'anziano, è spesso l'avaro, è quello che, pur avendo dei figli già grandi, figlio o figli, ancora non, come dire, spesso vedovo, e va dietro, diciamo, a delle giovani fanciulle con cui anche vogliono sposarsi. Poi c'è il giovane, che è invece leggero, allegro, spesso si è squattrinato perché spende molti soldi, che si innamora della fanciulla di turno, che è spesso concupita dal Senex libidinosus, il quale giovane, per coronare il suo sogno, deve avere dei soldi o deve usare degli inganni per arrivare al suo obiettivo. E qui c'è il ruolo del ruffiano,
che è il parassita. Il parassita è quello invece che si fa aiuta, aiuta, diciamo, il protagonista a coronare il suo sogno d'amore e spesso dietro compenso. E poi c'è la ruffiana che opera anche in un contesto, può essere anche una casa di tolleranza sostanzialmente, e che cerca di favorire gli interessi ora dell'uno, ora dell'altro, cioè ora del Senex libidinosus, ora del giovane. Queste vicende in genere hanno quindi per protagoniste queste giovani, che spesso sono finite in condizioni servili o hanno perso, come dire, sono state rapite da bambine, finite chissà anche in appunto case di tolleranza, minacciate diciamo di diventare delle prostitute, ma poi vengono riscattate dall'eroe e poi si scopre che invece di essere di importanti natali con l'oggetto del riconoscimento. Questo c'è un po' questa è la storia. Quindi, fanciulla sfigata, concupita da un vecchio, desiderata da un giovane, storia d'amore contrastato, finale con agnizione della giovane. Oh, ma sei una nobile! Oh, ma sei di belle famiglie, una buona famiglia! Spesso la giovane è addirittura figlia del Senex. Cioè, si scopre spesso che questo aveva perso la bambina da piccola. Allora la giovane si riconosce come figlia, allora lui dota la figlia, gli dà un sacco di soldi e quella si può sposare felicemente col giovane in questione. Questa è la struttura base delle commedie della Nea greca. La cosiddetta commedia nuova e delle commedie poi di Plauto e di Terenzio. Però c'è un fatto importante, due caratteristiche dobbiamo ricordarci del teatro antico. Uno, tutte le scene si svolgono rigorosamente in esterno. Nel teatro antico, che poi viene cristallizzato dalla scena fronte latina, ci sono tre porte, c'è la centrale e le laterali, i personaggi entrano ed escono da casa o dalle case, se ce n'è più di una, e si muovono all'aperto. Questo un po' risponde alla cultura mediterranea in cui poi tutte le vicende importanti sono discusse o per strada o in piazza, nel cortile di casa, così, con i vicini che arrancano, come si direbbe in dialetto siciliano, che fu? E che successi? Questo modello viene ereditato da, abbiamo detto, Machiavelli. Machiavelli prende letteralmente spunto dal modello latino, lui conosce quello, e nella sua Mandragora c'è proprio l'intreccio tipico del Senex, di Licurgo, il parassita, del protagonista che concupisce la giovane Lucrezia e tutto il resto. È tutto in esterno. Passa un po' di tempo, arriva Shakespeare, arriva il teatro anche di Molière in Francia, arriva Lope de Vega in Spagna, arrivano tante cose. Il teatro si evolve, si passa dagli esterni agli interni. Nel frattempo, però, in Italia, la commedia dell'arte viene un po', cioè la commedia di ispirazione, come dire, classica, viene un po' abbandonata appunto a vantaggio di questa commedia dell'arte, la commedia degli Zanni. È un po' il teatro popolare, quello delle rappresentazioni di piazza, dei menestrelli, a prendere il sopravvento, un po' intorno alla metà del Cinquecento. Il periodo aureo della commedia dell'arte è tutto il Seicento fino al Settecento. Cosa succede? I caratteri di questi personaggi, i caratteri fissi, che già abbiamo intravisto nel teatro latino di Plauto e Terenzio, si cristallizzano in maschere. E qui dobbiamo fare l'ennesimo salto indietro. Ma le maschere erano anche nel teatro latino. La persona, la parola persona in latino significa maschera. Questo perché nel teatro antico gli attori non recitavano con la faccia, no? Anche perché all'interno di un teatro, dove non è che erano binocoli, gli attori erano lontani. Lo spettatore seduto nella media cave, ma anche nell'imma, nell'asumo, nell'attico, che vedevano? Niente. Non riuscivano a leggere l'espressione dei volti. E poi c'era anche il problema di sentire la voce in assenza di amplificazione. Quindi rappresentazione all'aperto con migliaia di spettatori non si capiva granché. Allora si usa l'espediente della maschera, della persona. Questa maschera ha una bocca molto grande, in modo tale da amplificare la voce. Amplifica la voce, l'espressione è fissa. La maschera tragica è sempre un'espressione terribilmente triste. La maschera comica è sempre allegra. Il Senex, il giovane, la fanciulla sono immediatamente identificabili dallo spettatore per il tipo di maschera che indossano. Entra in scena il Senex libidinosus, ha quel tipo di maschera. Ah, è lui. Entra in scena la fanciulla. Ah, è lei. Questo risolve anche un altro problema: il fatto che i ruoli femminili nel teatro antico, ma anche nel teatro rinascimentale, anche nell'opera di Machiavelli, non pensate, venivano sempre interpretati da uomini. Anche nel teatro shakespeariano, Giulietta era un ragazzo.
non abbiamo ruoli femminili interpretati da donne, ma esclusivamente da uomini. C'era un tabù per le donne di entrare in scena. E quindi la maschera consentiva un facile riconoscimento nell'antichità del personaggio e un travestimento dell'eventuale uomo che entrava in scena. Questo. Con la commedia dell'arte abbiamo torna la maschera. La maschera è una divisa, ma anche una lingua peculiare. Perché le varie maschere che operano nella commedia dell'arte sono regionalizzate, cioè parlano con un dialetto diverso. E questa è una novità assoluta. Le varianti dialettali, volgari diremmo noi, delle varie regioni, si ripercuotono nel carattere, nelle caratteristiche delle maschere. Fondamentale. La novità, la rottura rispetto al passato, è che nella commedia dell'arte arrivano personaggi interpretati da donne. Questa è una novità assoluta. Quindi, con l'uso della maschera, facciamo un passo indietro verso il teatro antico. Ma arrivano le donne sul palcoscenico. Una compagnia del 600 su 10 attori, normalmente erano 10 gli attori di una compagnia degli Zanni, una compagnia che recitava appunto all'improvviso, all'improvvisata, erano praticamente 8 uomini e 2 donne. Abbiamo un'attestazione della seconda metà del 500 a Roma, di un'attrice a Roma, durante un carnevale, proprio che prende le parti appunto di una donna. E questa è una novità assoluta. Anticipiamo il teatro moderno. Neanche in Inghilterra, abbiamo detto, con la commedia di Shakespeare, abbiamo persone, cioè donne in scena. Ma torniamo alle maschere. Quindi le maschere sono regionali. La più famosa è Arlecchino. Arlecchino ha un abito fatto di stracci cuciti tra di loro e quindi in genere rappresenta il servo un po' sciocco, ma non tanto. La parlata è bergamasca. L'Arlecchino è d'origine di Bergamo. Poi si venezianizza, diventa un veneziano. E parlerà in veneto, ma Arlecchino è di origine bergamasca. Poi c'è ed è quindi il servus della commedia antica. C'è un altro servus, il servo furbo, che è Brighella. Brighella è il servo che cerca di rubare ad Arlecchino la servetta, invece Civetta, che è Colombina, un personaggio anche questo veneziano. Quindi Colombina, quindi Brighella, quindi Arlecchino. Sono, diciamo, l'universo dei servi. Colombina in genere è tutto pepe, una servetta, che viene spesso concupita dal Senex libidinosus di turno. Il Senex libidinosus di turno, invece, è Pantalone. Pantalone è un mercante ed è avarissimo, è lussurioso, desidera, quindi concupisce queste, le donne, le servette, ed è un personaggio, quindi, nella tradizione negativo. Parla veneto. Il contraltare di Pantalone è il dottore, o anche Balanzone, o il dottor Balanzone, che invece rappresenta il dottore di legge. E quindi, siccome la principale facoltà di legge era Bologna, parla bolognese, un personaggio bolognese. A questi si aggiungono altri personaggi con i loro regionalismi, il Pulcinella, quindi di origine partenopea, Peppe Nappa, siciliano, e così via, che fanno i ruoli degli sciocchi, il cosiddetto appunto Zanni. Ecco, veniamo al discorso della commedia degli Zanni. Zanni è la versione veneta di Gianni, che è una forma, diciamo, romana di un personaggio Sanni dello sciocco del teatro latino. Il teatro latino, sciocco dalla campagna, inurbato, è proprio stupido, è sempre a fame, e pensa o alle donne o al cibo, ed è pigro, ed è rozzo, ed è zotico. La forma evoluta dello Zanni è appunto sono Arlecchino e Brighella, ma ci sono Zanni di varia come declinazione popolare praticamente in tutta Italia. Ancora oggi nella zona di Noto per Zanni, i Zanni sono i zingari, quelli che vanno in giro da una parte all'altra. Non so se l'etimologia sia diversa, sia uguale o diversa come origini, ma è interessante vedere appunto sì, un Zanno, i Zanni. Chi sono questi Zanni? Ecco. La caratteristica di queste commedie è quindi che ogni personaggio ha una maschera, ha un vestito facilmente riconoscibile, parla un dialetto facilmente riconoscibile e improvvisa la recitazione. Nella commedia dell'arte non esiste un copione scritto. Questa è una grande differenza col teatro antico e col teatro cinquecentesco di Dotto, cosiddetto, che riconosciamo appunto in Ariosto, in Machiavelli, in Tasso, in dramma satire, in dramma pastorale, eccetera. Invece, in queste opere, qui è tutto improvvisato. Si utilizzava un foglio, un canovaccio,
nel quale foglio si semplicemente si indicavano quanti atti, quante scene, i personaggi che entravano in scena e che dovevano uscire, e una bozza di trama, un plot, come diremmo al giorno d'oggi, con la schematizzazione di quella che doveva essere la storia. La commedia dell'arte è molto nel carattere della italianità, e quindi la battaglia che Goldoni conduce per modificarla, tornando al testo drammaturgico scritto, sarà dura e non sarà priva di opposizioni, sia da parte del pubblico che della commedia dell'arte innamorato, sia da parte dei suoi contemporanei autori. Un Carlo Gozzi, per esempio, polemizza con lui perché è legato ancora a questo tipo di produzione teatrale. La commedia dell'arte continua, cioè tecnicamente finisce con i primi dell'Ottocento, ma lo spirito dell'improvvisazione della commedia dell'arte lo troveremo nella mass spettacolo, e cioè in quella forma d'arte che si diffonde nel Novecento e che avrà grandissimi protagonisti, tra cui Totò, per esempio, Edoardo Fabrizi, ci sono tantissimi attori maestri della mass spettacolo, Peppino, De Filippo, anche se loro poi lavorano anche nel teatro scritto. La mass spettacolo, uno degli ultimi è anche Lino Banfi, sono attori che lavorano molto su sketch. C'è la classica spalla, c'è il protagonista, eccetera, ma su scenette improvvisate. Ci sono film, anche famosi, che sono collage di scenette da Ava Spettacolo, in cui anche lì ruotano personaggi, diciamo, fissi, caratterizzati con lo sciocco, la donna di un certo tipo, eccetera. Delle maschere. Totò è una maschera. Totò è una maschera. Lui stesso se la crea, se la cuce addosso. Antonio De Curtis è un personaggio che ha determinate caratteristiche facilmente riconoscibili. E questo è l'eredità della commedia dell'arte, che tanta fortuna ha avuto nel teatro italiano.